Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Saluti, miei cari. Sono Cryon del servizio magnetico. As you may tell, we are still in Italy. Come potete vedere, siamo ancora in Italia. And we are honoring the one called Francis. E stiamo onorando colui che è chiamato Francesco. If you look back in time, dear ones. Se vi guardate indietro nel tempo, cari miei. My partner has mentioned that there was a big paradigm shift. Il mio partner ha menzionato che c'è stato un grande cambiamento di paradigma. But that's not what we wish to speak of. Ma noi ora non vogliamo parlare di questo. We wish to talk about a monk. Vogliamo parlare di un monaco. There were many here. Ce n'erano tanti qui. There was a school here. C'era una scuola qui. You might ask yourself, what does a monk do? Vi potreste chiedere, che cosa fa un monaco? What would they do necessarily today? E che cosa fanno oggi? And what did they do hundreds of years ago? E che cosa facevano centinaia di anni fa? This is what will show you a paradigm shift. E questo vi farà vedere un cambiamento di paradigma. I want to celebrate those who have decided that their life path should be one of praying. Io voglio celebrare coloro che hanno deciso che il loro cammino di vita è uno di preghiera. This is honored by God. Questo è onorato da Dio. It is seen as an individual path by God. È visto da Dio come un cammino individuale. And it's one that is definitely honored and seen as appropriate for the person. E questo è definitivamente onorato e visto come appropriato per la persona. Dear ones, I want to take you through what a monk would do. Cari, vi voglio descrivere quello che fa un monaco. And by doing that, I would like to show you the difference today of what you might do. E descrivendovelo vorrei farvi vedere la differenza oggi di quello che voi potete fare. I'm going to start with a statement. E inizierò con un'affermazione. Old souls are the new monks of the earth. Le anime antiche sono i nuovi monaci della terra. Let's look at a monk's day. Guardiamo a un giorno tipico di un monaco. We'll eliminate the meals and tell you what he is trying to do. Eliminando i pasti, vi diremo quello che il monaco cerca di fare. Hour by hour. Ora dopo ora. The clock is that which he follows. Lui segue il tempo. He follows a pattern of what he is going to do based upon how many hours it takes. Lo schema che lui segue di quello che fa è basato sulle ore della giornata. There is quietness. C'è calma e silenzio. Sometimes a monk will do this in a group, but mostly alone. A volte il monaco fa questo in gruppo, ma la maggior parte del tempo da solo. The reason they would call a building a hermitage is because they are hermits. La ragione per cui i luoghi vengono chiamati eremitaggi è perché loro sono eremiti. Imagine yourself as a monk. Immaginate voi stessi come un monaco o monaca. You've been taught to sit alone. Vi è stato detto di sedervi da soli. In a position that is comfortable for you. In una posizione che per voi è comoda. But respectful to God. Ma che anche porta rispetto verso Dio. And you have dedicated the first few hours of your meditation to one thing. E avete dedicato le vostre prime ore di meditazione ad una sola cosa. You are going to clean yourself in front of God so that you can be worthy that day to speak. Voi vi ripulite e purificate davanti a Dio perché quel giorno per avere il valore di parlare. You are taught that you enter the cubicle or the space in an unworthy condition. Perché vi è stato detto che voi entravate il luogo in una posizione di assenza di merito. And your prayers for hours are to become worthy enough to speak. E le vostre preghiere che durano ore sono per meritare di essere abbastanza meritevole di parlare. It's about perception and forgiveness, introspection. E tutto questo riguarda l'introspezione e il perdono. Before you can ever speak to God and ask anything. Prima ancora che voi possiate parlare a Dio e chiedergli qualsiasi cosa. You have to be pure and clean. Dovete essere ripuliti e puri. A Franciscan monk is going to be a bit different than the others. Un monaco francescano è un po' diverso rispetto agli altri. For the emphasis is going to be about benevolence and the beauty of humans. Perché l'enfasi è sulla benevolenza e la bellezza dell'umano.
It's all about others. Riguarda sempre gli altri. And a little less about yourself. E molto meno voi stessi. So the next few hours are spent asking God to purify those you're going to talk to and about. Quindi le ore successive sono passate a chiedere a Dio di purificare tutti coloro con cui parlerete. In other words, asking God to purify those around you that you are going to speak of and ask questions for. In altre parole, chiedete a Dio di purificare tutti coloro con cui parlerete. The monk always becomes a surrogate for others that he's going to pray for. Il monaco diventa sempre un surrogato per tutti coloro per i quali pregherà. But he has to make sure that God sees them as pure before he can begin. Ma prima di poter cominciare deve essere sicuro che anche Dio veda gli altri in maniera pura. This occupies a great deal of time. E questo occupa moltissimo tempo. And then he gets down to business. E poi il monaco può cominciare a lavorare. Many hours have gone by. Ma molte ore sono già passate. So he can purify himself and purify the ones that he's going to ask about. Per poter purificare se stesso e le persone per cui pregherà. Then he does what Franciscans do. E poi lui fa quello che i francescani fanno. He starts to pray for those who need prayer. Comincia a pregare per coloro che hanno bisogno di preghiera. For the poor. Per i poveri. For the ones who are diseased. Per gli ammalati. For the ones who are suffering. Per i sofferenti. And he specifies a specific part of the planet. E lui specifica una parte del pianeta. Or a certain town. O una città specifica. The various monks are given territories. I vari monaci hanno dei territori assegnati. And that is his focus for the day. E questo è il loro focus per la giornata. For the week. Per la settimana. Perhaps even for the month. E forse anche per il mese. When he is finished. Quando lui ha finito, he'll retire for the night. Si ritira per la notte. He'll get up in the morning and do it again. E poi si risveglia la mattina e lo rifà di nuovo. Because even during the nighttime, he has felt he has become unworthy yet again. Perché perfino durante la notte lui sente che di nuovo è diventato immeritevole. This is an old paradigm, dear ones. Cari miei, questo è un vecchio paradigma. A paradigm that does not see the benevolence and the majesticness of the human being. Un paradigma che non vede e non include la benevolenza e la maestosità dell'essere umano. Let's talk about the new monk. Parliamo ora del nuovo monaco. Let's talk about that which you are also. Parliamo di colui che anche voi siete. Let us say that you had to now be in a room all day. Mettiamo che voi ora aveste passato tutto il tempo in una stanza. And do the same thing. Facendo la stessa cosa. How would you begin? Come comincereste? The first new paradigm is this: there is a recognition of who you are. Il primo nuovo paradigma è questo, che c'è un riconoscimento di chi siete voi. You've recognized what the scripture means, made in his image. Riconoscete ciò che le scritture hanno detto e che sono fatte a sua immagine e somiglianza. God did not make you look like God. God made you look like love. Dio non vi ha creati per somigliare a Dio, ma per essere uguali all'amore. This is the image of God in every single human being. E questa è l'immagine di Dio all'interno di ogni essere umano. So rather than fearing God, it is a change of understanding the love of God in you. E quindi invece di temere Dio c'è un cambiamento, è quello della comprensione dell'amore di Dio dentro di sé. So how long does it take for you to see the purity in you of the Creator? E quindi quanto ci vuole ad ognuno di voi per vedere la purezza di Dio e del Creatore in voi? Dear ones, that is understood immediately. Cari miei, voi potete comprenderlo immediatamente. This is the new paradigm. Questo è il nuovo paradigma. You understand that you are worthy to speak to Spirit. Voi vi rendete conto di essere meritevoli di poter parlare allo Spirito. You've understood that at a quantum way you have inside you part of the creative source. E vi siete resi conto che in qualche modo, in maniera quantica dentro di voi,
avete la particella del creatore, della sorgente di creazione. So the difference in the old and the new paradigm truly is integration. Quindi la differenza tra il nuovo e il vecchio paradigma in realtà è l'integrazione. What is the next subject? E il prossimo tema qual è? You're about ready to help others by giving messages of love and support to them through spirit. È che siete pronti ad aiutare gli altri portando loro un messaggio di amore attraverso lo spirito. You're going to meditate or pray for someone. Quindi potete meditare o pregare per qualcuno. How long does it take for you to then purify them in front of God? Quindi quanto ci mettete a purificare qualcun altro agli occhi di Dio? Again, there is the understanding that they are like you. Di nuovo, la comprensione è che tutti gli altri sono come voi. All human beings are integrated with spirit. Tutti gli esseri umani sono integrati con lo spirito. And so you can approach all that you're about to do in about 2 minutes. E quindi potete fare questo e affrontare questo semplicemente nel corso di 2 minuti. Otherwise, in other words, the purity of spirit is understood and guaranteed. You are worthy and so are they. Quindi la purezza dello spirito è in realtà garantita. Voi siete meritevoli e così lo sono gli altri. And now you begin. E ora potete cominciare. How do you pray for someone? Come fate a pregare per qualcuno? In an old paradigm it was questioning, a word called beseeching God. You are pleading with spirit for somebody else. Quindi nel vecchio paradigma quello che accadeva era supplicare Dio per qualcun altro. Today you ask for something else, a new word. Oggi invece chiedete qualcos'altro, una nuova parola. Confluence. Confluenza. Integration. Integrazione. You're asking that they would see a peacefulness and integrate with that which is inside them. Quindi chiedete che gli altri possano vedere la pace dentro di sé ed integrarlo. You're seeing in a visualization, perhaps, them finding God in them. Magari visualizzate un'altra persona che trova Dio dentro di sé. Do you see the difference, dear ones? Riuscite a vedere la differenza, cari miei? Between an old energy and a new energy. Tra una antica energia vecchia e una nuova energia. With dedicated souls trying their best to be of help to others. Con anime dedicate che fanno del loro meglio per aiutare gli altri. Now here is where the paradigm completely departs from the monk. Ed è qui che il paradigma si stacca completamente da quello del monaco. Perhaps you've been able to do everything in about 5 minutes. Perché forse voi ora riuscite a fare tutto quello che il monaco faceva in un lungo tempo in 5 minuti. And now you get up. E ora vi rialzate. And you go to work. E andate al lavoro. Or you go to school. O andate a scuola. Or you take care of your family. E vi prendete cura della vostra famiglia. You walk among the ones that you have prayed for. Voi camminate nel mezzo di coloro per cui avete pregato. And you show them the purity of God. E mostrate loro la purezza di Dio. By how you act and what you do. Facendo ciò che fate e agendo come agite. By your benevolence to others. Attraverso la vostra benevolenza nei confronti degli altri. By your personality. Attraverso l'espressione della vostra personalità. This is the New Age monk. Questo è il monaco New Age. This is the new human being. Questo è il nuovo essere umano. Dear ones, no longer do you have to sequester yourself, hide yourself anywhere. Miei cari, non dovete più nascondervi in nessun luogo. Do what you must do in order to show this beautiful face of God. Fate quello che dovete fare per poter mostrare questo bellissimo volto di Dio. Through how you live your life. Attraverso il modo in cui vivete le vostre vite. It takes it out of separation into buildings and doctrines. E così porterete fuori tutto questo dalla separazione che prima era nella dottrina e nei luoghi di culto. It gives to the planet an entire different feel of what one God means. Questo dà al pianeta una percezione totalmente diversa di cosa voglia dire un Dio unico. If there's one God and one love, why are there so many buildings? Se c'è un solo Dio e un solo amore, perché ci sono così tanti luoghi di culto? That's the difference between the new and the old paradigm. Questa è la differenza tra il vecchio e il nuovo paradigma. Blessed is the human being who finds God in any way.
che sia benedetto l'essere umano che trova Dio in qualsiasi maniera. But also blessed is the old soul who sees the difference of what I've said today. Ma sia benedetta anche l'anima antica che vede la differenza di cui ho parlato oggi. You are worthy. Voi siete meritevoli. You are built in the image of the Creator. Voi siete creati a immagine del Creatore. And you evolved now to a place where you can see it, understand it, and use it. E voi vi siete evoluti ora ad un livello in cui potete vedere questo e utilizzarlo. And so it is. E così è.